Racconti del mare, stagione 2, episodio 6. Liberi dalla plastica. Il sole sorge nuovamente sull'isola incantata. Akari, le fate e la squadra magica si preparano per una missione cruciale. Sono determinati a ripulire la loro isola e a proteggerla dalla plastica. Hanno un piano preciso. Le fate, con i loro straordinari poteri, si mettono all'opera e usano la loro magia per creare uno scudo speciale lungo la spiaggia. Questo scudo impedirà alla plastica di arrivare sull'isola e sporcarla. Anche Murasaki, l'astuto polpo, usa i suoi poteri speciali. Si trasforma in una gigantesca rete da pesca e, fermandosi nel punto giusto, cattura tutta la plastica prima che possa arrivare agli uccellini. Mentre la fata dei sogni, che può vedere nel futuro, informa la squadra su dove andare per ripulire la maggior parte della plastica. Akari e Kokoro uniscono le forze e usano i loro poteri per creare una leggera corrente nell'acqua. Questo aiuta a spingere la plastica verso lo scudo che hanno fatto le fate. È un successo! Mentre il sole tramonta e la giornata volge al termine, la squadra guarda con soddisfazione le coste pulite. Ce l'hanno fatta! L'isola è finalmente libera dalla plastica e sicura per tutti. Ma questo è solo l'inizio. Tutti sanno bene che c'è ancora molto da fare. Quindi promettono di continuare a prendersi cura del loro magico mondo e delle creature che lo abitano. Fine dell'episodio. Preparati per la prossima avventura. La squadra dell'Isola Magica affronterà nuove sfide per proteggere la sua isola e l'intero mondo naturale. Thanks for watching!